Bella ragazzi e ben ritrovati nel mio canale di Cure 93. Oggi sono qui per parlarvi in pochissimo tempo del FIFA Ultimate Team, che in questi giorni sto giocando e che sto spacchettando, e oltre a spacchettare mi sto anche rompendo i coglioni. Perché? Semplicemente perché l'Ultimate Team di FIFA 15 è buggatissimo. Questo significa che, se andate a vedere le mie clip che registro, almeno al giorno ne registro 10, per farvi capire le cazzate che succedono, io sono rimasto allibito dalle squadre italiane, anzi da chi crea le squadre italiane, perché la italiana è veramente buggata. C'è i Barbo che è una bestia, ci sono i vari Tevez e altre cazzate che sono bestie e non riesce a fermarli. Io, come sapete, sto facendo la formazione tedesca, ho preso Hummels, ho preso Piszczek, ho preso tutti i Grobskreutz, tutti i giocatori tedeschi possibili e immaginabili, e non riesco a fare un cazzo. Anche perché per comprare un attaccante devo spendere un casino di soldi, perché sapete che Lewandowski, Robben e Ribéry costano sui 200-300 mila, forse il meno costoso è Lewandowski. Sono rimasto allibito anche per alcune lacune nel senso della difesa. Io vedo gente che parte in attacco facendo, anche lo faccio anche io ogni tanto, partendo direttamente da metà campo, con un giocatore in attacco supera tutta la difesa, vi tira e vi segna. Veramente una lacuna assurda, la difesa che non difende, i giocatori che non tornano indietro a aiutare la difesa, i giocatori che rimangono a guardare l'avversario mentre supera il difensore, il terzino rimane proprio a guardarlo e ad applaudirlo per dirgli bravissimo, hai superato il difensore, o un attaccante che passa attraverso due giocatori. Invece io mi trovo sempre avversari che mi bloccano subito, mi tagliano le gambe, non fischia fallo e mi riparte l'azione in contropiede e mi prendo il gol. Io ieri ho perso 6 partite di fila proprio per questo motivo. Io non so che dire, purtroppo può capitare, poteva capitare 2-3 partite sconfitte di gente forte eccetera, ma per dirvi 6 partite su 6 mi sono capitate formazioni italiane. Io non so che dire, purtroppo questo è il gioco che abbiamo in mano, una merda a mio parere, l'Ultimate Team. Quando invece ho cominciato a giocare in multiplayer con squadre come Bayern Monaco, serie, non Ultimate Team, Bayern Monaco, Real Madrid, Barcellona, anche il Milan, Juventus, qualsiasi altra squadra europea e anche non europea, si gioca molto meglio perché sono più equilibrate e i giocatori, appena c'è una lacuna, appena viene recuperata palla dagli avversari, tornano indietro. In questo caso invece non si riesce a fare niente perché i giocatori non fanno né tagli né piazza, non si piazzano neanche, non fanno neanche i tagli giusti gli attaccanti, non provano a innescare il possibile contropiede con magari un passaggio filtrante. No, loro rimangono fermi, aspettano la palla e boh. Io ho visto molta organizzazione negli avversari, perché vedo che fanno difese da 5, da 4 e soprattutto ripiegano tutti. Io invece faccio l'attacco, non riesco a segnare, prendono palla a loro contropiede, sono 2 contro 1. 2 contro 1, sì. Un difensore mio contro 2 avversari. Beh, ditemi voi i vostri pareri, perché io sinceramente sono rimasto allibito. Non è il mio parere, penso che sia il parere di molte persone. Infatti secondo me FIFA dovrebbe darsi una calmata, per un anno non fare nessun gioco, lasciare questo FIFA 15, anzi migliorare questo, e fare direttamente FIFA 17, perché che senso ha giocare un gioco incompleto dove i giocatori non fanno ciò che nella realtà fanno? Vuol dire difendere o attaccare, fare un giochetto. Non riescono neanche a fare un giochetto, ragazzi. Ma come si fa? Da Cure 93 è tutto, spero che il video vi sia piaciuto, anche se un po' triste. Io sono veramente sconsolato da questo gioco. Fighissimo la demo, bellissimo il multiplayer normale, Ultimate Team, spacchettamenti a parte, lasciamo perdere. Da Cure 93 è tutto, ci vediamo alla prossima. Bella raga.